Coach, ultimo atto della stagione regolamentare, la Viola affronta la Luis Roma, una sfida che per la classifica conta poco. La Viola è matematicamente quinta anche dopo il successo di Matera proprio con i romani, però le motivazioni, gli obiettivi non mancano alla sua squadra per questo match. Non mancano perché alla fine ci teniamo a concludere la stagione con una vittoria davanti ai nostri tifosi. Ci teniamo perché comunque è la maniera migliore possibile per prepararci mentalmente ed emotivamente anche a quella che sarà la nostra avventura nei playoff. I nostri tifosi sono fortunati perché avranno la possibilità di rivederci perlomeno per gara 2 dei quarti di finale playoff. Però adesso pensiamo alla Luis, una squadra che comunque sia come noi ha conseguito un obiettivo importante, una squadra che comunque sia nelle proprie corde l'imprevedibilità, dato che gioca una pallacanestro fatta di letture in cui può esaltare il talento dei propri esterni, Buonaccorso, Marcon, Veccia, Faragalli, ma anche la solidità spalla al canestro ed l'impatto al rimbalzo offensivo dei propri lunghi, Gellera, Infante, Martino, quindi una squadra molto difficile da affrontare, però noi vogliamo darci dei mini obiettivi per quello che sarà l'ultima partita di stagione regolare. Il primo è quello di aumentare il record del saldo tra vinte e perse. Abbiamo su 30 partite disputate il miglior record delle ultime 8 stagioni della Viola e vogliamo che questo record cresca ulteriormente. Vogliamo consolidare il quarto posto virtuale, perché non va scordato che noi ad oggi saremmo quarti se non avessimo i 3 punti di penalizzazione per differenza Anestri contro Matera. E poi soprattutto una cosa a cui io tengo particolarmente: vogliamo chiudere la stagione regolare come il miglior difesa del girone, cosa che siamo stati per tutto l'anno, la seconda miglior difesa del girone a Caserta, e noi vogliamo riuscire a consolidare questo primato a cui io tengo in maniera particolare. Non sarà facile, la Luis comunque ha un obiettivo tangibile rispetto a noi, che è il mantenimento del sesto posto nei confronti di Napoli, però giochiamo sul campo di casa, non stiamo bene, potremo anche approfittare di questa partita per magari accorciare un po' le rotazioni a chi è messo peggio fisicamente, vediamo, soprattutto nel settore lunghi, di cui ovviamente siamo meno matti da dicembre, però sono valutazioni che faremo insieme allo staff medico e che decideremo all'ultimo nella giornata di domani. È tempo di bilancio, anche se mancano ancora 40 minuti al termine della stagione. Il rimpianto, dicevo prima, sono i 3 punti di penalizzazione o comunque non aver gestito una stagione in condizioni di normalità, almeno soprattutto nella prima fase di campionato. Ma la soddisfazione più grande qual è? Allora, partiamo dagli impianti, perché non si vive di rimpianti, però vanno citati i 3 punti, la solidità della società fin da settembre, che ci ha sostanzialmente fatto passare un'annata pazzesca, merito a questi ragazzi, a questo gruppo di lavoro di non aver mai mollato, il fatto di non aver sostituito la partenza di Mastroianni a dicembre, quindi con domani aver giocato 18 partite in 8, dato falso, perché di queste 18 partite 7 ne abbiamo giocate in 7 ed una in 6. Questi sono i rimpianti, quindi una squadra che al completo e con una società solida alle spalle poteva fare molto di più del quarto posto, probabilmente, nonostante per valori tecnici dobbiamo essere onesti, Caserta, Palestrina e Salerno hanno qualcosa in più di noi. La soddisfazione che deve rimanere all'interno dei nostri cuori, del cuore dei nostri tifosi e della città intera che vive di pallacanestro è quella di essere riusciti comunque sia a fare un'annata del genere nonostante questi rimpianti, cioè una società che dopo l'anno scorso, almeno 34, una società
pugnalata, uccisa, un titolo venduto, una società che doveva richiudere a fine settembre, siamo ancora qua, abbiamo colto delle vittorie importantissime, abbiamo sempre buttato il cuore oltre gli ostacoli, gettandoci su tutti i palloni, sputando sangue, mettendo tutto quello che avevamo in corpo, giocando in situazioni di rotazioni assurde, con giocatori infortunati, quindi credo che la soddisfazione più grande sia aver trasmesso l'orgoglio reggino e l'appartenenza alla Viola a questo gruppo di giocatori, a questo gruppo di lavoro che ha conseguito un risultato sportivo che è qualcosa di straordinario, perché se parliamo di pallacanestro, non esiste nei quattro gironi una squadra che ha fatto il playoff e che, ripeto, virtualmente sarebbe entrata nelle prime quattro con sei esterni e solamente due numeri di rotazione da dicembre in poi. Quindi noi a livello sportivo abbiamo fatto un'annata clamorosa, anche perché ci siamo dovuti reinventare il modo di giocare più e più volte. Da un certo punto di vista, come sfida per l'allenatore è stata anche molto divertente. È chiaro che se siamo riusciti a fare questo, non oso pensare, in queste condizioni, non oso pensare a quello che avremmo fatto in condizioni di normalità. Comunque è così, godiamoci l'ultima partita casalinga della stagione regolare, godiamoci una buona Pasqua che mi sento di augurare a tutta la città di Reggio, a tutti i nostri tifosi, e poi pensiamo ai primi playoff della Viola da 7 anni a questa parte. Grazie coach, in bocca al lupo. Prego.